Gentili utenti di Assi Sportiva, appassionati di volley, ben trovati dal Palavolena di Leo, dove è appena terminata la gara tra l'Ipotisia Udas e l'Atletico Noicattero, vinta dai padroni di casa 3-7-1. Siamo in compagnia del mister dell'Ipotisia Udas, Roberto Ferraro. Buonasera. Mister, buonasera, complimenti per questa vittoria, un successo importantissimo. Il vostro momento magico dopo la vittoria importante in trasferta a Torre Maggiore continua. Finalmente non ci sta succedendo niente e quindi con la squadra stiamo ottenendo i risultati che speravamo. Speriamo di continuare così e speriamo soprattutto che non ci succeda qualche altro infortunio. E purtroppo noi lavoriamo sempre in emergenza e quindi per me sono grosse soddisfazioni riuscire a vincere contro squadre insomma più amalgamate di noi e con un organico più completo. Evidentemente il lavoro, i sacrifici che i ragazzi stanno facendo stanno dando i buoni frutti. Oggi siete riusciti a rimontare un primo set in svantaggio con un'ottima difesa, anche trovando le giuste contromisure, i loro attacchi veloci, i loro opposti, con un spino in formissima. Sì, noi sapevamo già come giocavano, però purtroppo non è facile adattarsi a questo loro tipo di gioco, perché gli arbitri cioè, a mio vedere, a vedere insomma di qualcuno che se ne intende un po' di pallavolo, giocano velocemente grazie al gioco falloso del palleggiatore e questo gli permette di mettere in difficoltà tutte le squadre. Purtroppo se gli arbitri lo consentono è difficile poi prendere le misure. Noi per fortuna ce l'abbiamo fatta, abbiamo perso solamente un set e siamo subito riusciti ad adattarci al loro modo di giocare. Con il vantaggio di 7 punti al momento sul sesto, il quinto posto sembra ormai blindato, con questo spino in forma, con il gruppo che risponde presente potete ambire anche a qualcosa in più di un quinto posto, considerando che siete a un punto dal Noicattero. Sì, a parte l'Andria che prima, le altre 4 squadre, 5 squadre ce la giocheremo. Noi il Torre Maggiore con la sconfitta di domenica scorsa non è del tutto fuori, perché secondo me farà dei risultati a sorpresa fuori casa, anche fuori casa contro le prime in classifica, e quindi potrebbe anche lì rientrare, però che raggiunga noi adesso, cioè, spero che non succeda e sarà molto difficile. Nella prossima ci sarà un altro test impegnativo contro un'altra diretta avversaria, Modugno in trasferta, l'obiettivo è fare 3-3. Guarda, sarebbe proprio il massimo, il Modugno si è rinforzata, non è più il Modugno che abbiamo incontrato a dicembre in casa sia nella Coppa Puglia che nel girone di andata e sicuramente non sarà facile spugnare il campo del Modugno. Noi ci proviamo, speriamo di giocare come in queste ultime partite e vediamo di portare a casa almeno un punticino. Ok, grazie mister, ancora complimenti. Siamo con il mister dell'Atletico Pallavolo Noicattero, Vito Di Fino. Mister, buonasera. Le gare con l'Udas sono sempre molto equilibrate. Oggi è arrivata questa sconfitta 3-7-1. Che cosa è mancato per portare a casa anche oggi dei punti? Buonasera. Sicuramente dopo un primo set dove ha funzionato bene il muro difesa, nel secondo siamo calati in questa fase, nella fase proprio difensiva e anche di muro, di organizzazione a muro, e poi abbiamo anche iniziato a battere molto facile loro, palla in mano, il palleggiatore, siamo andati in difficoltà. Se non funzionano queste cose per la nostra squadra, poi anche la ricezione è saltata, per noi è dura, noi dobbiamo cercare di avere un gioco veloce, quella è la nostra caratteristica, su palla alta noi facciamo molta fatica. Sì, infatti dopo un buon primo set comunque avete dimostrato una buona pallavolo a tratti con degli attacchi veloci, una buona difesa, forse è mancata la giusta cattiveria nei momenti clou dei set per chiuderli. Ma non lo so, perché non credo, perché comunque dal secondo set in poi noi siamo sempre stati sotto nel punteggio, per cui più che cattiveria per chiudere ci serviva la cattiveria per stare nel set, cosa che
purtroppo oggi non è stata all'altezza della situazione dal punto di vista, proprio come ho detto prima, della difesa, perché la difesa è morale nella pallavolo e il nostro morale oggi non era altissimo, diciamo così, va. Adesso con l'Udas a meno uno la classifica è sempre più corta, meglio tenere lontano le squadre dietro, sempre riuscire a puntare a quel primo posto che significherebbe promozione diretta. Noi non siamo la squadra che deve vincere il campionato, siamo una squadra molto giovane, neopromossa, dove il nostro palleggiatore al primo anno che gioca in Serie C da titolare, per cui stiamo facendo comunque un buonissimo campionato. Purtroppo siamo in una fase in cui non riusciamo magari ad allenarci come vorremmo, anche per via delle continue defezioni dovute a periodo di influenze, non riusciamo ad avere l'equilibrio che abbiamo avuto comunque nel girone d'andata, dove comunque noi abbiamo vinto contro il Cerignola, abbiamo giocato bene. Oggi nel primo set a tratti c'è stato questo bel gioco. Ora in classifica noi, lo dicevo anche da un po' di tempo ai ragazzi, noi dobbiamo pensare a cercare di difendere la posizione, perché sono molti più vicine le squadre in zona playoff rispetto all'Andre, che comunque è prima ed è padrona del suo destino, a differenza nostra, dove dobbiamo comunque sperare in vari passi falsi dalla capolista. Noi dobbiamo pensare a lavorare, a lavorare, a lavorare e poi vivere la giornata. A proposito di capolista, la prossima la affronterete in casa, sarà un test importante, sarà anche un test importante appunto per poter dimenticare questa sconfitta contro un avversario temibile come l'Andria. Sì, sabato abbiamo subito un'altra partita difficilissima. Se riusciamo a portare via dei punti a loro, sicuramente fa bene al nostro morale, perché comunque credo che il primo posto oramai sia una cosa irraggiungibile, anche se la matematica non dice così, però l'Andria ha dimostrato fino ad ora di avere molta continuità e i campionati li vince chi ha continuità come caratteristica principale, per cui loro stanno ampiamente meritando il primo posto. Fatto sta che faremo di tutto per provare a vincere, come in ogni situazione, in ogni partita. Ok, grazie mister, in bocca al lupo. Grazie a voi, crepi il lupo.